Ciao a tutti amici di Mi-End, oggi vi presentiamo il Nokia Lumia 610. Come vediamo la confezione è incartonato, come tutta la nuova serie Lumia, è l'entry level diciamo di questa serie Nokia. Andiamo ad aprire la scatola, troviamo il terminale, batteria, la BP3L da 1300 mAh, poi in questa scatoletta ci sarebbero state la garanzia e la manualistica, però ci ho inserito il vano posteriore anche perché non trovavo più la manualistica. Facciamo un po' di spazio. Al di sotto troviamo carica batterie, che è molto sottile, è entrata USB, connettore dati micro USB, USB per caricare la presa elettrica o al PC, e cuffie in-ear, faccio vedere, di ottima fattura, molto belle, con microfono, tastini, tutto, ottime direi, anche i bassi si sentono davvero davvero bene. Null'altro nella scatola. Andiamo ad installare il telefono. Allora, utilizza micro SIM. La micro SIM non la tolgo perché da mettere è, diciamo, un po' complesso, è incasinata. Andiamo ad installare la batteria che, come vi ho detto, 1300 mAh, che dura un bel po', forse dato che il monitor è un TFT e Windows Phone sappiamo non consuma estremamente, va tutto bene. Lato destro troviamo il bilanciere del volume, blocco e sblocco del telefono, fotocamera. Lato sinistro pulito. Al di sopra troviamo entrata micro USB, jack da 3,5 e qua il secondo microfono per la soppressione di disturbi. Scusate che metto il pin. Ok. Adesso vi dico qualche caratteristica. Intanto vi faccio vedere, ci sono tre tasti soft touch, uno indietro, icona Windows che vi porta alla home e ricerca. Allora, ha uno spessore di quasi 12 mm, 11,95, è largo 62 ed è alto 119. Il peso è di 113 grammi, la parte posteriore in policarbonato ha un ottimo grip, diciamo, soprattutto a chi suda le mani come me. Ha una diagonale da 3,7 di 3,7 pollici, schermo capacitivo TFT, multitouch, definizione 800x480, che è quella classica utilizzata per Windows Phone. Lo schermo è fatto in vetro, infatti permette un'ottima resistenza. Posteriormente troviamo una fotocamera da 5 megapixel con autofocus e flash LED. La risoluzione è da 2592x1944 come tutte le 5 megapixel. I video registrati raggiungono una definizione massima di 1280x720, però non sono sicurissimo di questo. 30 frame al secondo, vabbè, quello ormai tutti i telefoni. Connettività, troviamo antenna 3G da HSPA da 7.2, VCDMA, Wi-Fi BGN, Bluetooth 2.1, GPS, e forse NFC. Non è stato dichiarato da Nokia, ma forse utilizza anche l'NFC. È in grado di fare da router Wi-Fi massimo 5 dispositivi. Una memoria RAM da 256, che non permette di installare tutte le applicazioni sul telefono, 8 GB di memoria, e il processore, come detto prima, da 800 MHz, Snapdragon S1. Un'applicazione, ad esempio, che non potremmo installare sul telefono che si trova nel market è Skype, però diciamo che per il prezzo del telefono è sacrificabile, poi comunque si utilizza abbastanza bene lo stesso. La batteria, come detto prima, 1300 mAh, che gestisce un'ottima autonomia del terminale. Abbiamo l'accelerometro 3D, illuminazione, sensore di illuminazione di prossimità e i due microfoni. Ora andiamo a vedere il cellulare. Come vedete, abbiamo il solito slide.
Abbiamo sbloccato il telefono. Il telefono è fluido come vi faccio vedere tutti i Windows. Forse magari risente un pochettino della poca RAM, ma è una cosa estremamente superficiale, non si vede quasi per niente. Partiamo dalle foto. Abbiamo un rullino che sono le foto fatte col telefono. Album. Andiamo in un album precaricato da Nokia. Come potete vedere, pinch to zoom ottimo, veloce, scorrimento veloce. Abbiamo la solita funzione di pinch out che ci permette di vedere una carrellata di fotografie. Ora andiamo a vi faccio vedere. Ah, come potete vedere, oltretutto è sincronizzato con le foto che degli amici su Facebook, vabbè. C'è Studio Creativo, che è un'applicazione Nokia che ci permette di inserire foto, effetti nelle foto. E su questo terminale non gira, diciamo, al 100% avendo poca RAM, però non è male, diciamo. Vi faccio vedere il tiles denominato io, dove troviamo il profilo Facebook, le notifiche, le novità e tutto quello che ci riguarda. È sincronizzato ad esempio il telefono mio con tre account, Facebook, Gmail e Hotmail, e li sincronizza tutti in modo perfetto. Abbiamo i messaggi, vabbè, messaggi classico, la classicità di Windows Phone. Abbiamo, aspettate un attimo, tutti i messaggi sia Facebook che arrivati su Facebook, sulle mail, su qualsiasi chat, insomma viene aggregato nei messaggi e ovviamente i messaggi telefonici normali. Google Mail sincronizzato con la mail Google, Hotmail, Hotmail 2 che è la mail che utilizziamo per le recensioni, Office, vi faccio vedere, è abbastanza interessante. Gira estremamente fluido, connesso con SkyDrive, quindi abbiamo 5-8 GB di storage gratuito offerto da Microsoft. Vi faccio vedere, ho un esempio in Excel. Come potete vedere, la tabella è aperta, zoomabile, ottimo, modificabile, perché diciamo che è un Office non a 360 gradi, diciamo a 300, però diciamo che permette di fare svariate opzioni già dal telefono. Contatti. Qua troviamo tutti i contatti presenti in Facebook, nelle mail, in Google, Live, Hotmail, tutte le mail che potete avere, vi aggrega qualsiasi contatto. Musica e video, classico. Già che sono qua, vi faccio sentire anche l'audio come si sente. Faccio sentire una canzone dei Maroon 5. Aspettate che adesso inizia. Come sentite, l'audio è abbastanza pulito. Vi stavo dicendo, l'audio è abbastanza pulito, non si sentono rumori di fondo né nulla, i bassi, seppur non fortissimi, si sentono. Come potete vedere, vi faccio notare qua il contrasto del nero, pur essendo TFT, il contrasto risulta ottimo, anche se non super AMOLED come gli altri Lumia. Come sappiamo, il volume implementato in questo telefono utilizza sia quello delle suonerie sia quello per la multimedialità lo stesso, è una scelta Microsoft e Windows. Abbiamo l'Xbox Live, dove abbiamo tutti i giochi scaricati dal market. Adesso vi faccio uno. Qua abbiamo il mio profilo, Xbox. Faccio vedere un gioco per farvi capire il 3D. Proviamo questo gioco scaricato dal market che mi è sembrato abbastanza carino e mi fa perdere anche a volte minuti a casa sul divano. Come vedete il caricamento effettivamente non è una scheggia, però è sacrificabile. Aspettate che abbasso il volume. Ok. Vabbè, lo scopo del gioco è schivare le macchine. Come potete vedere però si accelera tenendo premuto.
man mano diventa più difficile, ma la fluidità più o meno rimane sempre la stessa. Quindi non mi sembra che abbia dei grandi risentimenti in questo fattore. Anche perché ho notato che il market non ci permette di scaricare determinate applicazioni, come vi ho detto prima. Però è proprio il market che non permette il download, non è che non girino sul telefono, quindi non sappiamo se i 256 megabyte davvero non fanno andare bene il telefono o è stata una scelta che ha preso Windows nei confronti di questo telefono. Nokia Musica, vabbè, le applicazioni Nokia, tra cui Nokia Musica, Nokia Mappe, Nokia Drive, Nokia Trasporti, le potete andare a vedere sulla recensione del Lumia 800, che sono rimaste invariate. Ora, cosa vi posso far vedere? La fotocamera. Prendiamo, l'avvio dallo, scusate, ok. Prendiamo un iPhone, prima pressione messa a fuoco, secondo scatto, potete vedere la foto risulta. Qualità sinceramente non è che sia ottimale, però va bene, per il prezzo del telefono che si aggira sui 200 euro, però viene trovato anche a meno, tipo ad esempio brandizzato Team costa 169. Ne vale la pena effettivamente. Come potete vedere, ho scaricato l'applicazione Facebook per vedere come girasse sul telefono e vi devo dire che non c'entra niente con quella preinstallata e sincronizzata all'interno dei contatti, eccetera. Cioè il cellulare non aveva bisogno di questa applicazione, a parere mio, dato che gestisce tutto Bene, perfettamente. ci è arrivata una chiamata nel frattempo, abbiamo dovuto rispondere. Adesso vi faccio vedere Internet Explorer, abbiamo attivato anche il wifi. Andremo su un sito pesante come il Corriere della Sera. Ovviamente Flash Player dal telefono non è supportato, come in tutti i Windows Phone, Corriere della Sera. Come vedete, veloce, sotto connessione wifi ovviamente. Aspettate un attimo, come vedete ci mette i suoi tempi, però lo carica. Come vedete, il pinch to zoom anche in caricamento c'è, va bene. Non soffre di grandi rallentamenti, ci mette magari un po' più di tempo un po' più tempo che altri telefoni, però ripeto, per il prezzo a cui viene venduto e per le caratteristiche è più che ottimo, e per la velocità del telefono soprattutto, perché come avete visto è estremamente fluido. Ultima cosa, vi faccio vedere il market, solito market, nulla di nuovo, abbiamo Vodafone Apps che è un'applicazione della Vodafone, il 190, Nokia Collection dove ci sono le applicazioni che vi ho detto prima, Nokia Drive, Nokia Musica, eccetera, eccetera, che ripeto, se volete andare a vedere, abbiamo già fatto una recensione sul Lumia 800, le app, i giochi e la musica, dove trovate tutte le app presenti sul market, i giochi e la musica varia. Bene, che dire del telefono? Il telefono è veloce, il telefono è fluido, riesce a stare dietro alla concorrenza di alcuni cellulari, diciamo, più potenti. Io sinceramente non ho mai visto un Android o altri telefoni con un processore montante 800 MHz andare così fluidi e così ben gestiti, diciamo. È gestito tutto alla perfezione. L'unica cosa, i 256 MB di RAM che non consentono un utilizzo a 360 gradi, ma ripeto, per il prezzo a 200 euro massimo, così può trovare 160 se lo si vuole brandizzato, è un cellulare più che ottimo, i materiali sono ottimi e mi sentirei di dargli come voto un bel 9 come entry level, dato che viene utilizzato e gestito perfettamente. Un plauso a Windows e a Nokia che hanno lavorato insieme. Per aggiornamenti, adesso tra pochi mesi uscirà Windows Phone 8. Purtroppo il cellulare non potrà essere aggiornato, come nemmeno il Lumia 800 né 900, perché hanno una definizione da 800x480.
I cellulari verranno aggiornati a Windows Phone 7.8, che erediterà da Windows Phone 8 la grafica e alcune chicche, ma il sistema non sarà quello perché gestirà definizioni più alte. Tutto qua. Da mia end è tutto, un saluto da Claudio Fradale.